dal volume di Emanuela Novelli, La vergogna, un'occasione dedicata, novella di nostra sorta, dedicata all'Istituto di Informazione di Roma, che nel suo volume, appunto, di titolo si accenna a quanto questo argomento sia stato poco. Però per la verità è una cosa che riguarda più il passato che il presente. E per il passato, infatti, rispetto alla sua monumentale opera, Freud ha trattato poco l'argomento, tranne le sua corrispondenza con Fliss o nell'interpretazione dei sogni, un'altra volta, in cui lui descrive alcuni sogni dove la scena è dominata dall'imbarazzo per il proprio essere uniti con gli altri, per cui ne scaturisce un doloroso sentimento di vergogna che induce un impellente desiderio di fuggire e nascondersi senza però poter comprendere. Secondo Freud, nel momento in cui il soggetto porta a livello di rappresentazione un desiderio esibizionistico, compare. Così nei tre saggi, vergogna, colpa e disgusto, compaiono in relazione allo sguardo dell'altro un po' come difesa da funzione di trazione. Concetti questi che precedono la priorizzazione dell'ideale. Negli anni 70, in piena epoca di studi sul narcisismo, la vergogna viene sistematizzata meglio dai lavori di Colpe e della Loris del 1971, dove il tutto viene messo in relazione con le fratture narcisistiche. Però non mi dilungo oltre sull'argomento, in quanto ci stanno i nostri rilatori che avranno modo di parlarne, vorrei presentare un attimo la nostra società, ma non in termini di consigli per gli acquisti, ma semplicemente per rappresentare un attimo quella che è la ricerca scientifica che attualmente è presente all'interno dei nostri soci, diplomati. La nostra società nasce nel 1980 sotto, diciamo così, lo stimolo di illustri psicanalisti dell'epoca, tra cui il ciclo per la nota, e siamo state tra le prime ad essere riconosciute da UNIRP come istituto di formazione e di scuola per specializzazione. Ora, sul piano, diciamo così, della nostra ricerca attuale, ci siamo interessati proprio sul lavoro delle istituzioni, sulla modulazione del setting nei diversi contesti clinici e il pensiero societario tende a approfondire e a utilizzare il metodo psicanalitico nel confronto con i cambiamenti del vivere quotidiano. E infatti anche la nostra commissione scientifica, che qui presenta il nostro segretario scientifico, Giorgio Cardigio, con la dottoressa Bertani, che è socio fondatori, hanno anche organizzato a Roma un bel convegno relativamente alla contemporaneità, alle patologie biologiche. Ora, le patologie che si incontrano oggi nella nostra pratica clinica tendono a delegare sempre più l'inconscio in campo, ma nello stesso tempo ci consentono di interpretare il pensiero psicanalitico, la sua evoluzione, la validità del pensiero freudiano e post-freudiano nel confrontarci con queste nuove patologie. Vorrei riprendere un'osservazione di Silvia Grasso, che dà bene una fotografia di quello che è la situazione attuale, citazione che emerge da un intervento nel forum sull'identità societaria della psicoterapia psicanalitica che tenemmo nella nostra insieme, e la nostra Silvia diceva testualmente: la psicoterapia psicanalitica ha tentato un'impresa dell'indagine analitica in condizioni avverse ed ha riscoperto la vena pionieristica e di ricerca delle origini, portando lo strumento analitico in territori non consueti e verrebbe da dire non abitati da questi. Questa secondo me è una fotografia nella quale la citazione di Silvia Grasso, che saluto in questo momento, entra. E quindi partendo da questo concetto ne scaturisce un compito molto
complesso impegnativo, la cui finalità è favorire il cambiamento anche in quelle situazioni che non sono considerate tipiche, attraverso un ulteriore approfondimento del concetto fondamentale della psicanalisi. Quindi non mettere nell'angolo la psicanalisi, ma utilizzare e rivisitare . Pensiamo ad esempio relativamente alla contemporaneità, come è cambiato lo stile di vita, la tendenza ad apparire come estremo tentativo di formare un mondo interno, o pensiamo alle prima fiction, o a tematiche come la nuova genitorialità, che sono tutti argomenti che fanno parte della nostra contemporaneità. Quindi in questi casi la psicoterapia psicanalitica si trova ad affrontare molte difficoltà, tra cui il centrale lo sforzo del terapeuta nel rimodulare il metodo classico e nel realizzare inizialmente un contesto in cui l'analisi possa avvenire. E qui si ritrova spesso nelle situazioni che sanno molto bene quanto sia difficile proprio l'inizio di un percorso, anche per un certo tipo di occasione. Quindi, ho quasi finito, questi nuovi contesti sono impegnativi e mi sono voluto soffermare su questi aspetti, sempre ritornando a quello che è il pensiero scientifico della nostra società, in quanto io vorrei dire che la nostra società è un laboratorio di idee, di temi, di riflessioni, uno scambio continuo, io direi tra social media, questa parola anziana non va più bene, insomma, è tra giovani, in un interscambio continuo per un lavoro che è sempre più calato in una storia diversa da quella che è la storia classica della psicanalisi, ma di cui ne recupera il senso, la dualità e la vita. E quindi uno sforzo che consente di non confinare la psicanalisi in uno stereotipo datato, come molti vorrebbero, no? Ma anzi trainata dalla costante rivisitazione del pensiero e del metodo psicanalitico e le sue diverse articolazioni per scrivere nuovi capitoli, nuove storie, nuovi percorsi che siano al passo. Prima di passare la parola alla nostra Maria Paola Madonna, mi sembra un atto di cortesia quello di ricordare che alla fine del nostro convegno ci sarà una sala più piccola, la presentazione di un libro, l'osservazione diretta del bambino in età prescolare, teoria medica.